Verbale della riunione sulla propaganda elettorale del 31 agosto 2022 alle ore 11 per quanto riguarda l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, elezione del Presidente della Regione Siciliana e dei deputati dell'AS, il Vice Prefetto Vicario, il Vice Dirigente dell'UEP, per la Questura il Vicario del Questore Dottor Borelli, per il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri il Tenente Colonnello Laveni, per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza il Sottotenente Romeo, per il Comune di Messina l'assessore, l'amico Massimiliano Minutoli, che saluto, l'assessore Musolino. Quindi c'erano anche alcune persone che fanno parte del suo gruppo politico e che io stimo. Questa è praticamente fatta ieri nel primo pomeriggio la richiesta che hanno fatto loro. Non la comunicazione, che lui dice io faccio comunicazione. Scusate, vedi che 30 giorni prima della data delle elezioni non serve un cazzo di autorizzazione, solo la comunicazione della gente. Ha fatto una richiesta. Ad una richiesta ci deve essere una risposta, altrimenti è una comunicazione. Non è una comunicazione, tu hai fatto la richiesta al Comune di Fucci. E non c'è l'autorizzazione, l'autorizzazione la devo dare io. Comizi e riunioni di propaganda elettorale. I comizi di linea di massima avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 23 ed in quelli festivi dalle ore 9 alle ore 23:30, sia nel capoluogo sia in provincia. Soltanto dalla domenica 18 settembre, 23 settembre, che ancora non ci siamo, l'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte. Mi pare che non sia andata così, perché non siamo nel periodo del 18 settembre al 23 settembre. Lui mi pare che abbia iniziato a parlare proprio, non so se alle 11 e mezza, e il comizio è andato oltre la mezzanotte. Ma la cosa più grave è che continua a mentire, perché parla sempre di comunicazione e che non ha bisogno di niente e di nessuno. Non è così, perché vi leggo testualmente cosa dice la Prefettura di Messina: è ammessa la prenotazione del comizio anche con mezzi telematici, mail, PEC. E loro qui hanno fatto la richiesta con la PEC, con obbligo. Sentite questo passaggio. Con obbligo, dopo che loro fanno la richiesta, e ripeto, non comunicazione, che è così, basta la comunicazione e io già posso procedere. Questa è la dimostrazione, caro Catena. Tu hai fatto la richiesta, ripeto, a quest'ora se dovevi reagire direttamente non c'è bisogno che facevi la richiesta. Quindi parla con i tuoi collaboratori. Ma ripeto, dopo che è stata fatta la richiesta, c'è scritto che loro hanno l'obbligo, per il richiedente, quindi da parte loro, di chiedere subito dopo e comunque entro un'ora dall'invio della mail o PEC, conferma al comune circa la disponibilità dello spazio ed orario richiesto. Non hanno chiesto alcuna conferma a nessuno, né per PEC né per email. E quindi si trovavano sul palco del comune, non montato da loro, hanno utilizzato la luce, hanno utilizzato praticamente la luce pubblica dei cittadini di Fucci in modo inappropriato. Quindi questo è quello che dice la prefettura, non il sottoscritto, attenzione.